E per la giornata, chi viene qui è una giornata serena, ne abbiamo tutti bisogno, stante lo scenario generale. Nello specifico è un punto di arrivo e di ripartenza. Questo è il museo del divenire del mondo, usare le parole del fondatore mi riesce facile e mi riesce anche gradito. Ritengo che noi possiamo da qui in poi ripartire e dare ancora novità continue, grande flessibilità di interpretazione degli scenari di scienza e tecnologia, e quindi essere utili a tutti quelli che vengono qua, ma anche forse alle istituzioni, fornendo per la parte che riguarda il nostro ruolo un punto di riferimento in città, sul territorio e anche per il nostro paese. Questo museo è un unicum per l'Italia, ma devo dire sotto molti aspetti è anche un unicum al mondo. Infatti siamo molto orgogliosi del fatto che da tutti i paesi vengano a vedere, a visitarlo, a farci domande, perché porta un nome che dice tutto, Leonardo da Vinci. E per il resto è un museo unico anche sotto un profilo dinamico, perché sono 60 anni che vive, oggi festeggiamo questo compleanno. In 60 anni non ha mai mantenuto lo stesso volto, si è sempre aggiornato. L'esempio tipico sono questi laboratori interattivi dedicati alla robotica piuttosto che alla nutrizione. Conclusione che il museo è sempre dinamico. Rappresenta il passato, il presente e il futuro di Milano, il passato, il presente e soprattutto il futuro di quello che vorrà essere e sarà Milano. C'è una città internazionale che attira moltissime persone da tutto il mondo. Io perché parlo di passato, di presente e futuro? Perché qua ci vengono tanti bambini e ci venivo anch'io da bambino e da ragazzino. E poi ci vengono gli adulti e ci vengono anche gli anziani, perché è un posto dove ci si diverte imparando e si impara divertendosi, e quindi le curiosità portano anche cultura, portano volontà di approfondimenti. È un posto favoloso e non a caso è il museo più visitato di tutta la Lombardia. Mi ha molto colpito vedere, proprio entrando nel museo oggi, tutta la gente che entrava, la bellezza della dinamicità della situazione. C'è questa frase, scienza e cultura, detta da Guido Uccelli, che è mio nonno. E mi sembra che possa ancora rappresentare quello, cioè la scienza come un messaggio di profonda cultura. Pour moi qui suis dans le monde des musées scientifiques, le musée de Milan est particulièrement intéressant parce qu'il montre des collections, mais aussi des problèmes de société liés à la science. Donc globalement, c'est un musée très intéressant. Donc c'est vraiment un musée complet et qui permet à des jeunes qui viennent ici et à des moins jeunes de découvrir tous les côtés de la science, de la recherche, de la créativité et aussi quelque part des entreprises. Et je crois que pour ce musée, c'est aussi important d'avoir des liens très, très importants avec les entreprises italiennes et internationales. Grande augurio che penso si possa fare al museo in questo momento, protagonista della scienza milanese e nazionale, sia quello di avere un ruolo importante in Expo 2015. Expo 2015 sarà il momento della rinascita del nostro paese ed è giusto che il museo abbia un ruolo come si merita.
tanti auguri a tutti noi che ne abbiamo bisogno e oggi in particolare al museo. Il mio augurio è che i prossimi presidenti possano avere le stesse soddisfazioni che ho avuto io, cioè molte. Beh, siamo al 60°, io credo che qua si debbano superare e si supereranno non i 100 ma i 200 e 300 anni. Buon compleanno museo, buoni 60 anni e avanti ancora per sempre.